Buonasera a tutti e benvenuti all'undicesimo torneo di Burraco e tredicesimo Memorial Maria Teresa Vittorio. Grazie per essere qui. Io sono la presidente del Club Termini Marese e colgo l'occasione per ringraziare il Circolo Stesicolo che ci sta ospitando e il Lions Termini Marese Host, sempre presente, e ovviamente insieme per con la mitica Clotilde, a cui andrà dedicato di questa sera. Siamo qui per ricordare una donna importante di Termini. Ringrazio per la presenza Antonia ed Emanuela. Io non rubo altro tempo, passo la parola subito al presidente del Circolo, al presidente del Lions, poi Emanuela ad Antonio, poi interverrò dopo. Grazie Serena. Benvenuti a tutti, benvenuti qua al Circolo Stesicolo, di cui mi onoro di essere presidente da quest'anno, anzi dallo scorso anno, novembre scorso. Il Circolo Stesicolo è sempre aperto alla collaborazione con altre associazioni, con altre attività, perché crediamo nella sinergia tra le associazioni, perché da soli non andiamo da nessuna parte, insieme possiamo fare il doppio dei passi di quello che riusciamo a fare da soli. Ecco perché è la mia storia sociale come presidente dal novembre 2022 fino ad oggi, e lo dimostra, abbiamo aperto questi locali alla città, quindi all'altra associazione, Lions, sia Cerere che Osto, adesso Eleo, alla FIDAPA, anche ad altre realtà sociali, proprio perché questa apertura è necessaria. Io sono contento di ospitare questo torneo di Burraco Memorial di Maria Teresa Vittorio, perché mi hanno raccontato, io forse allora ero piccolo, oppure non frequentavo questi posti malsani, pur essendo io alla terza generazione di socio del Circolo Stesicolo, perché lo era pure papà, lo era pure nonno, qui presente, infatti ci sono foto con mio nonno seduto qua fuori, in una di queste poltrone, nelle sedie, e quindi mi hanno raccontato che Maria Teresa ha fatto tanto anche per il Circolo. Quando, carissimo Antonio, Maria Teresa è stata chiamata per risanare il circo, perché ci fu un momento, come tante queste realtà che prima nell'Ottocento e nel Novecento andavano forte, poi con l'avvento della TV, con l'avvento di altre cose, sono state messe un po' in secondo piano, Maria Teresa ha voluto fortemente fare un'azione di forza, tra virgolette, per rilanciare il circo e per far venire altri soci. E quindi se ancora oggi, 7 di maggio del 2023, possiamo dire che il Circolo Stesicolo è vivo e presente, dobbiamo anche, in piccola, grande parte, a Maria Teresa. Ecco perché. Maria Teresa Vittorio c'entra pure col Circolo Stesicolo, ecco perché sono stato felice di accogliere questa proposta. Io non sto molto a dilungare, perché so che i vostri polpastrelli di giocatori fremono. Io non gioco a carte, quindi non so nemmeno come sono fatte le carte, a differenza magari di qualcun altro, e quindi non so nemmeno come si possa augurare, non so, viva l'asso di coppe che si dice quando giocate, non c'entra niente. Vi auguro semplicemente buon gioco, buon divertimento, soprattutto, e buon servizio, perché quando si fa qualcosa per gli altri è un servizio che fa agli altri, che si fa gratuitamente. Io dico sempre che quando si fa qualcosa per gli altri, si fa soprattutto per se stessi. Io faccio volontariato, qua chi mi conosce lo sa, in tanti ambiti, e lo faccio perché sono egoista, perché facendo bene agli altri faccio bene soprattutto a me stesso. E quindi cerchiamo di essere egoisti fortemente, sia oggi che più avanti. Benvenuti e buon gioco. Grazie, grazie Serena, grazie al Presidente Ciro Cardinale, al Circolo per l'ospitalità, grazie ai Leo per questa importante iniziativa, ai nostri giovani Leo, ma grazie anche e soprattutto ai miei soci che sono qui stasera, grazie a Manu, a Laura, grazie a Clotilde e all'Associazione Insieme Per. Insieme Per è un'associazione che ci ha preso per mano. Ha preso il nostro club Lions, e ci sta accompagnando facendo delle cose grandiose. Ma se non ci fossero state loro a prenderci per mano, Clotilde, così come anche Sara Capritta, referente sul territorio,
per questo service ti dono la parrucca, devo dire che io e Laura non avremmo potuto realizzare tutto quello che siamo riuscite a fare. Quello che vedete qui sul tavolo sono delle parrucche che poi spiegherà meglio ancora Clotilde. E noi abbiamo da poco inaugurato nella nostra sede, al Cortile Maltese, l'angolo del sorriso, così l'abbiamo chiamato. Perché pensiamo che regalare un sorriso, come ha detto bene Ciro Cardinale, fa bene sia a chi lo riceve, ma anche a chi lo fa. E chi agisce, chi porta avanti delle azioni che possono veramente fare in modo di regalare sorrisi. I Lions, ieri è stata una giornata importante per noi Lions, è stato designato la nuova governatrice, Daniela Macaluso. È stato qualcosa che è capitato perché in realtà doveva essere il nostro Paolo Valenti, che mi piace ricordarlo oggi perché è una persona buona d'animo, grandiosa, con un sorriso dolce e che purtroppo pochi giorni fa, pochi mesi, un mese forse, neanche un mese fa, ci ha lasciato all'improvviso. E quindi chi ha avuto il coraggio di prendere in mano la situazione da ex nuotatrice, così come ha ricordato ieri lei, è stata proprio Daniela Macaluso. Ha detto una frase bellissima ieri dove ha detto: quando nuotavo mi si diceva, non ce la facevo più, mi si diceva zitta, nuota, nuota, nuota. Ecco, lei è quello che ha fatto. Con coraggio si è presa una grande responsabilità e oggi noi qui, piccoli Lions del territorio, stiamo portando avanti un servizio importante. Grazie Leo e grazie ad una grande donna. Grazie a Maria Teresa. Maria Teresa, una donna caparbia, una donna forte, una donna con spirito guerriero. Io la ricordo, ricordo la sua risata contagiosa, la sua voce era, diciamo, inconfondibile. Quella piazza, così oggi come la piazza di Emanuele, io gli dico sempre la piazza è tua, come il film di Nuovo Cinema Paradiso, passo da lei, la piazza è tua. La piazza era sua, la piazza era un punto di riferimento. Maria Teresa era un punto di riferimento e oggi io la ricordo ancora attraverso Manuela, quando mi racconta degli aneddoti. L'altro giorno con il suo libro di cucina, nella sua cucina. E quindi io la ricordo così, con questo spirito guerriero, e quindi voglio che questo momento possa essere un momento per tutte le donne che attraversano momenti difficili, che attraversano momenti complicati che possono essere speranza, che è quello che poi noi doniamo. Perché è vero, c'è chi non ce l'ha fatta. Però, come dicevo una signora, l'ho raccontato l'altra volta, dice: quando guardo il giardino ci sono, non ci sono, ci sono le erbacce, ma ci sono anche i fiori. Io guardo solo i fiori. Vogliamo guardare tutti i fiori. Ed è quello che dobbiamo fare per avere una grande speranza. Io poi a Maria Teresa e anche a Antonio, che oggi ringrazio di essere qui, li ringrazio anche per avermi donato Manuela, una sorella, un'amica, un sostegno. E quindi la ringrazio anche per questo. Ha la sua stessa, credetemi, molto spesso è lei, molto spesso ha il suo stesso coraggio, la sua stessa tenacia e la sua stessa fragilità. E quindi questo è un memorial, è un ricordo che vuole essere per Maria Teresa, ma vuole essere per tutte le donne guerriere e non lo dobbiamo dimenticare, perché noi queste donne, tutte quelle che sono qui, hanno una grande forza, sono mamme, sono lavoratrici, sono figlie, sono tutto. E sono dei pilastri all'interno della famiglia e quando spesso viene meno la mamma, viene meno tutto. E quindi queste mamme devono rimanere ferme. Salde, così come oggi vogliamo che rimanga saldo il suo ricordo e lei ce lo sta permettendo e rimane tra noi, perché io dico la vita termina, la vita ha un termine e deve finire, però l'amore no, e oggi questa ne è la dimostrazione. Grazie. A tutte le donne guerriere, perché noi come associazione Insieme Belle abbiamo iniziato nel 2015 e abbiamo distribuito parrucche, proprio una delle prime parrucche insieme a Sara Capritta sono state date qua proprio a Termini Imerese. Noi, come ho detto l'altra volta, mi sento di essere a casa, tant'è che mi ha detto un vostro amico e amico mio fraterno, mi ha detto, dice, ti manca solo la casa. E poi sei tutta quindi ringrazio a tutti voi, ringrazio a Laura, ringrazio a tutti, ringrazio anche il Circolo Stesico,
che anche questa volta ci sta ospitando. Quindi insieme per donna una targa come ringraziamento di essere con noi nei nostri obiettivi, logicamente sempre grazie alla nostra nostra. Veloce, grazie, grazie al Circolo Stesicoro, a Ciro, soprattutto a Laura. Laura è amica, ma amica veramente con la maiuscola, perché quando mi ha chiamato e mi ha detto si rifà il torneo per la mamma, subito. Grazie Lions, grazie Anna, grazie Leo. Soprattutto grazie a voi partecipanti, perché quando si nomina il nome di Maria Teresa, e allora accorrete tutti, quindi grazie veramente a voi. Oggi parlo a nome suo. Parlo a nome suo perché so che lei avrebbe detto a Clotilde, per chi la conosceva bene, mamma sa del gran cuore, di tutto ciò che ha fatto, di tutto il bene che ha fatto anche silenziosamente a nostra insaputa, di noi familiari, a Clotilde avrebbe detto: Clotilde, 50 parrucche le compro io, poi ci pensano gli altri a fare del loro bene. Quindi grazie, grazie veramente a tutti voi, perché ricordate la mia mamma. Sono orgogliosa di lei, lo sarò sempre, e mi fa piacere che il suo nome, che lei sia sempre viva. Grazie. Parlare ogni anno per ricordare la mamma di Emanuela e di Maria Pia, e ammesso che io lo voglia dimenticare per un solo istante, c'è sempre qualcuno che me lo fa ricordare, perché a volte non si capisce perché una persona lascia la casa terrena per andare al cuore, senza sapere più forse che chi rimane possa ricordarlo o non ricordarlo. Questa è l'assurdità della vita, ed è l'assurdità della vita anche nella contestualità. Ciro parlava di Circolo Cesicolo, ma se io dovessi parlare, parlerò un secondo di Circolo Cesicolo, non vedo nessuno che possa ricordare realmente che cosa fosse stato, che cos'era il Circolo Cesicolo. Ritorno all'argomento principale. Perché si ricorda Maria Teresa? Perché c'è sua figlia, perché c'è l'altra figlia, perché ci sono io. Maria Teresa viene ricordata perché ieri, telefonando a una persona la quale aveva perso il figlio in queste ore, mi diceva: sai Antonio, tua moglie se n'è tanto occupata di mio figlio, ma se n'è occupato per anni. Quindi il problema non è ricordarla in funzione della presenza della figlia o dell'altra figlia o del marito. Il problema che nasce è un problema, perché lotteremo affinché il ruolo, la funzione, la sua presenza tra le persone possa essere significativo e possa essere ricordato per quello che lei era: una donna buona, una donna generosa, spavalda, irruenta a volte, ma poi alla fine aveva questa grande caratteristica di essere disponibile. Io ricordavo quando qualcuno diceva: ah, io faccio volontariato. Io mi interrogavo: ma chi è sto volontariato? Il volontariato è quando qualcuno fa con la propria tasca. Non è volontariato quando tu sei pagato o ricevi finanziamenti per svolgere quell'attività di volontariato. Chissà quanti interventi avrà fatto la farmacia in nome di un volontariato, di un volontariato, di pannolino, latte,
Berberon, questo, quello e tante altre cose e tante altre cose. Ma per ritornare all'argomento del circolo stesso, ma non interessa a nessuno, Ciro, non interessa a nessuno, perché ora ci sei tu. Ricordatoci, il circolo stesso era chiuso. Chiuso significa che non c'era più, era pieno di debiti. Le monache volevano portare, volevano chiuderlo. Mia moglie riceve una telefonata di un grande gentiluomo di una volta, che era Montinelli, al ministro della volontà, il cavaliere Giacinto Satariano. Giacinto Satariano, per la sera telefona Giacinto Satariano a mia moglie e ci dice: Maria Teresa, aveva grande stima di mia moglie e viceversa. Cazzo, stiamo chiudendo, non c'è niente da fare, non si può fare più niente. C'era un'emergenza che era quella del circolo Margherita, che cercava di condizionare un po' tutto, le scelte dell'ingresso e quindi una selezione aberrante. In sostanza, in una notte, mia moglie si è messa al telefono a Teresita, Piero Campagna, mia cugina Marienza, a Leliana, 100 persone, 100, Piero Marciocchi, mio fratello, 100 persone in una notte coinvolto per evitare che si chiudesse il circolo Cesicolo, che era la casa di tanti genitori, di tante persone che hanno segnato la vita economica, politica di questa città. Economica e politica di questa città, perché il circolo Cesicolo, come il circolo Margherita, era una cinghia di trasmissione, perché qua c'era l'imprenditoria, c'erano i commercianti e c'erano tutte quelle persone che davano sussulto e reggevano l'economia di questa città. Quindi oggi vedo qua, io sono deve ricordare il circolo Cesicolo, ringrazio la scuola di Satariano, di Piero Scola, di tanti altri che hanno lasciato la vita e hanno lasciato questo patrimonio che è stato intercettato, agganciato da Maria Teresa, che ve lo ha consegnato. Ecco per quale motivo è poca cosa non ricordarla nel vero senso della parola, cioè dire Maria Teresa è l'artefice di questo circolo, artefice non solo artefice personale, anche materiale. Oggi vi ritrovate qua tutti stimpelliciamente qua, sedie, tendoni che scendono, vi ritrovate tutto. C'è stato uno sforzo anche economico. Mi dispiace dire che poi tutti chi sono il circolo Cesicolo hanno pagato per entrare al circolo Margherita. Mi dispiace che il circolo Cesicolo poi alla fine ha voluto perdere quella forza, non dico concorrente, perché non ci può essere concorrente tra due realtà, non ci può essere concorrenza, però ha perso quella forza, la gente ci prende tutto e mettersi le gambe accavallate davanti al circolo Margherita per guardarsi il passeggio. Ma che c'è bello. Vi ringrazio e buon lavoro. Grazie. Non me ne vogliate, ma io tengo a ricordare che questo è l'11° torneo di Burraco organizzato da Leo Club, perché anche Leo Club ha vissuto con Maria Teresa, Maria Pia era nostra socia fino ai 30 anni e ci ha anche donato per un periodo la sede nella sua casa. Quindi io faccio parte del Leo Club da 14 anni e questo è l'11° anno. Insomma, siamo contenti di portare avanti questa tradizione inaugurata da noi, a cui poi si sono aggiunte altre realtà. Faccio dei ringraziamenti doverosi e poi concludiamo, ve lo giuro. Intanto vorrei ringraziare, appunto, oltre al Circolo Stesicolo, il Lions Club, anche mia zia che si è molto spesa per l'organizzazione, tutti gli sponsor che adesso vi leggerò e anche l'arbitro che ha offerto di partecipare, grazie tante. Vi elenco brevemente gli sponsor, che sono Progedil Plus, Morana Costruzioni di Domenico Morana,
e invece i premi che vedete qui, che serviranno come per premiare le prime tre coppie vincitrici, donate da Alderuccio Gioielli di Giuseppe Alderuccio, FB Preziosi di Franco e Paolo Palistreri e Corallo Preziosi di Luigi Artizzone. Grazie, grazie a tutti. A nome del Leo Club, come si è sempre fatto, Sara, se mi viene ad aiutare, dei fiori a Manuela. A Clotilde. Grazie. A Dania. A mia zia. Grazie. Grazie anche a mio zio che ha molto collaborato, grazie zio Peppa. E poi volevo donare il nostro gagliardetto a Antonio. Grazie. E al presidente del circolo. Posso dire solo perché hai detto a tua zia? Perché sono la moglie di un deputato del circolo che tra l'altro è addetto ai giochi e quindi si è speso per il torneo insieme al presidente. E poi perché sono la responsabile del service Ti dono la parrucca per il Lions Club Termini Merese Host. Tutto qua, non solo so perché, non perché sono sua zia. Grazie. Cioè, io mi sento a casa anche qui, no, mi sento a casa con tutti. No, ovviamente volevo concentrare, ma volevo anche dire che appunto mi ha coadiuvato nell'organizzazione e poi volevo ribadire che ovviamente il ricavato del torneo sarà devoluto all'associazione Insieme Per. Abbiamo qui la rappresentanza Clotilde Guarnaccia, che è la presidente, ma ringraziamo tutti, ringraziamo Sara Capritta, che è la referente di zona, di territoriale, scusate. E questo ricavato sarà interamente devoluto all'associazione, quindi vi chiedo, troverete delle buste sui tavoli dove vi chiedo di mettere il contributo e grazie agli sponsor l'intero ricavato sarà devoluto a loro, che si occupano di pazienti oncologici. Detto questo, vi ringrazio, passo la parola all'arbitro, grazie a tutti e buona serata. Brava Serena.